Mister, dopo la prima ora si può dire che il risultato era giusto, poi nell'ultima mezz'ora, specialmente dopo l'espulsione di Rabisarda, no? Forse il sud di Tirol avrebbe meritato il pareggio, insomma, senza la bellissima parata di Pegorin. Sì, è verità che ci siamo svegliati tardi, questo è il discorso. Non mi è piaciuto l'approccio della squadra, senza dubbio. E siamo venuti qui un po' sul velluto e alla fine abbiamo preso il gol meritatamente, perché tra l'altro abbiamo preso il gol dove noi siamo bravissimi su palla esterna, sulle marcature, invece siamo stati a guardare. E poi dopo la partita si mette in salita contro una squadra che è una squadra forte, e venire a far punti qua non sarà facile per nessuno. Per come si era messa, a un certo momento la mia squadra aveva preso il sopravvento per cercare di recuperare, di portare a casa almeno un punto. Non ci siamo riusciti, e loro sono stati più cinici di noi e alla fine ci portiamo a casa niente. Può aver inciso la gara di Coppa Italia? Beh, dal punto di vista fisico direi di no, perché comunque ho cambiato ben 5 giocatori rispetto alla gara di Coppa Italia. È evidente che dal punto di vista mentale qualcosina abbiamo lasciato giù, e temevo questa cosa, e probabilmente primi 20 minuti è successo. Il mister Roselli ha detto che voi arriverete nelle primissime posizioni, e va bene, la Samp secondo lei nelle prime 10 ci può arrivare? Sì, assolutamente. La Samba è costruita per ben altri obiettivi, ha un organico importantissimo, e nonostante oggi era praticamente decimata, aveva in campo ottimi giocatori, quindi sinceramente non vedo perché la Samba non può arrivare ancora tra le prime 5. Bene, grazie.